Situata a nord-est di Massa Fiscaglia, sul lato destro del Po di Volano, la Torre di Tieni, unico esempio di torre difensiva con funzioni anche doganali, venne eretta dagli Estensi in difesa degli attacchi dei veneziani. La cima era merlata, il piano terra era lastricato di marmo e la porta d'ingresso, valicabile attraverso un ponte levatoio, era sormontata da uno stemma gentilizio di bronzo dorato della casa d'Este. Anticamente esisteva una torre gemella posizionata sull'altra sponda del fiume. Testimonianze di anziani del luogo raccontano che nelle giornate di maggior limpidezza dell'acqua se ne potessero vedere i ruderi. Le due torri, unite da una catena, erano un formidabile baluardo di difesa da attacchi di terra e di mare, costituendo anche fonte di ricavo da gabelle e dazi alle imbarcazioni che viaggiavano per commercio sul fiume. Durante il dominio degli Estensi, i corsi d'acqua della zona erano percorsi assiduamente dalle navi della Repubblica di Venezia, che oltre a commerciare, razziavano nei paesi e nelle campagne che li costeggiavano. Per questo motivo, nella zona si succedettero numerose battaglie come nel 1405 e nel 1483, quando i veneziani ritentarono con 4.000 tra fanti e cavalieri di impadronirsi della Torre di Tieni, ma furono respinti, come testimoniano i rinvenimenti di diverse armi recuperate durante alcuni scavi. Seguendo a ritroso dal mare il Po di Volano immerso in un verde rigoglioso che arricchisce le sue sponde, incontriamo Tresigallo. Tra le nebbie del Basso Ferrarese, nel 1432, Tresigallo era un piccolo borgo situato in un territorio ostile con vaste aree insalubri dove l'acqua dominava l'ambiente e dove si potevano contare poco più di un centinaio di anime. La bonifica voluta da Alfonso II d'Este partì da Tresigallo ed impegnò molte famiglie nobili legate alla signoria Estense. Tra queste vi era la famiglia Faruffini. Il capostipite di questa casata era il cavaliere e conte Messer Alessandro Faruffini, capitano delle milizie dell'illustrissimo Don Alfonso, duca di Ferrara e Modena. Il Faruffini fece costruire tra il 1517 e il 1533 un palazzo turrito come delizia di caccia, contenuta agricola costellata da varie pertinenze e comprensiva anche di una peschiera. Nel 1653 il palazzo passò poi al cardinale Carlo Pio dei Principi di Savoia, di cui conserva il nome. Dopo la calata di Napoleone in Italia, venne requisito come molte altre proprietà della chiesa e acquistato nel 1872 dalla Società Bonifiche Ferraresi, che ne rimase proprietaria fino al 1914. Sono nata a Tresigallo il 22 dicembre del 19 in via Roma, in viale Roma. Tresigallo era un paesino in campagna, perché non era niente, non era proprio niente. Non era che il viale Roma lì, in cui sono nata me, chi era tutta campagna, perché chi era tutta la canna, anzi lì era piantata il furmanton, era tutto, tutta roba così. Mi fin 15 anni sono sempre stata a Piazzarola, perché stavo in piazza, era calviare lì sol, e la domenica sol passava in andare avanti e andrei avanti, va bene? Quella lì è la nostra vita a Zuantù.
Ai primi del Novecento, Tresigallo è formato da un gruppo di povere case, separate da spaziose corti, con una chiesa centrale di origini romaniche modificate in epoca barocca, una scuola elementare che arrivava fino alla classe terza, una scuola di musica con banda filarmonica e il cinquecentesco Palazzo Pio. Il paese era collegato a Ferrara tramite una diligenza a sei posti trainata da un cavallo che ogni lunedì e venerdì portava i viaggiatori lungo una strada sterrata che si snodava sugli argini del volano. E dopo 3 ore e mezzo di sballottamenti arrivava nel centro della città estense. Nella conca di Valpagliaro, distante 2 chilometri, ci si poteva imbarcare sul vaporetto Graziella ed arrivare a Ferrara al borgo di San Giorgio, non lontano dal mercato di buoi e cavalli. Spesso, con il brutto tempo, il servizio veniva addirittura sospeso. In questo contesto, il 6 maggio, alle ore 7 del 1884, nasce Edmondo Rossoni, in un modesto casolare ora non più esistente, e di cui si intravede oggi solo una traccia più scura sui campi arati. Cresce in un'umile famiglia insieme alla sorella Giuseppina, alla madre Dirce e al padre Attilio, onesto operaio impiegato come spondino probabilmente per la società Bonifiche Ferraresi. Da bambino dimostra molto interesse per la lettura e lo studio. Spesso passa le serate a leggere tra le lamentele della sorellina, che condivide la stessa camera e non riesce a dormire, e la madre che gli rimprovera di consumare troppe candele. Frequenta la parrocchia, unico centro di aggregazione presente nel borgo, e trascorre le giornate estive a leggere all'ombra della peschiera, tra girini e rane, luogo che si trova a 2 tiri di fionda dalla sua abitazione. Il parroco del paese, Don Paolo Mari, vede in lui un'intelligenza superiore e riesce a mandarlo, dopo la scuola elementare, a frequentare il ginnasio dei Salesiani, il Martinetto, a Torino. In una relazione di Monsignor Vittorio Felisati si comunica come il giovane Rossoni era l'orgoglio dei Salesiani, perché prometteva di essere un sacro oratore dei più valenti. Il suo pensiero matura attraverso anche la lettura della Rerum Novarum di Leone XIII. In quell'ambiente incomincia a mostrare un certo interesse per l'ideale corporativo che non abbandonerà mai. Avendo toccato con mano la miseria e la vita di stenti che conducevano gli operai nelle campagne, negli anni successivi si adopererà come sindacalista per migliorarne le condizioni, realizzando poi, come ministro, il sogno di costruire una città unica, corporativa, industriale e funzionale. L'attività economica e sociale si deve basare sul lavoro e sul capitale, non in lotta tra di loro, ma in collaborazione per il raggiungimento di obiettivi superiori. Paese, patria, natura. Era il 1904. Avevo 20 anni. E già mi mettevo in mostra a Tresigallo. Sindacalista, mi facevo chiamare. Organizzavo scioperi, agitavo le folle, accumulavo denunce e condanne. Nei rapporti di polizia mi definivano di carattere stravagante e svegliata intelligenza. Ero molto di più che questo. Poi Milano, ricordo Milano, sempre sindacalista, ma anche giornalista, corrispondente della Gioventù Socialista. A Piacenza subisco una condanna, la prima, a 4 anni di reclusione e 2 di sorveglianza speciale.
Perché? Manifestazione sediziosa. Allora fuggo. Lugano, poi Nizza, dove mi diffidano. Mi muovo, ancora una volta. Il Brasile, stavolta. Dove collaboro con Il Fanfulla, giornale ufficiale della comunità italiana. Mi espellono il 17 novembre 1909. Per attività sovversiva, sostengono. Così mi sposto. Parigi, poi New York. A New York divento un membro esecutivo della Federazione Socialista Italiana. Tra gli immigrati facevo propaganda. Poi il giornale Il Proletario mi offre il posto di redattore ordinario. Io, che di ordinario ho avuto sempre poco. Non passa molto prima che lo capiscano anche loro. 2 anni dopo mi arrestano a Salem, il paese delle streghe, con l'accusa di aver istigato gli scioperanti. $500 di cauzione vengono pagati. $500 era il mio prezzo e sono fuori, libero. L'America. Il 22 gennaio 1913 torno in Italia. Di nuovo sindacalista a Tresigallo, parlo in conferenza. Il tema: il caso Ettore Giovanitti e le lotte operaie in America. Comincia un anno complicato per me. Comizi infuocati, arresti e libertà provvisoria. Finisco a Lugano, poi a Londra e di nuovo a New York. Corro, questa volta in veste di direttore del Proletario prima e della Tribuna dopo, a Brooklyn. È ormai il 1916 quando torno in Italia per via del servizio militare ed è lì che metto le mie capacità oratorie al servizio della propaganda di guerra. Ma poi anche la guerra finisce, e con la guerra tutto il divertimento. Mi trasferisco a Milano e fondo il settimanale L'Italia Nostra. Così capita che il 9 agosto 1918, proprio lui, Benito Mussolini, direttore del Popolo d'Italia, mi intervista in qualità di segretario dell'Unione Italiana del Lavoro. Ho sempre amato i teatri, la loro grandiosità eccelsa. Dal palco del Teatro Verdi di Ferrara parlo delle mie idee sindacali, le urlo. Gli applausi sono scroscianti. Era il 1920. Nel 22 divento segretario generale della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti. Nel 23 dirigo il mensile La Stirpe. Nel 1927 ottengo l'approvazione da parte del Gran Consiglio della Carta del Lavoro, che diventerà il testo fondamentale della politica sociale fascista. Lo scopo? Eliminare la contrapposizione classista tra datori di lavoro e lavoratori. Dopotutto, della mia vita posso dire questo. È stata rocambolesca. Non a caso io sono Edmondo Rossoni. La Confederazione delle Corporazioni Fasciste nel 1928 aveva inquadrato 1.200.000 lavoratori dell'agricoltura, 1.313.000 lavoratori dell'industria, 500.000 lavoratori nel trasporto, commercio, marittimi, banche, 1.193.000 datori di lavoro dei vari rami. Rossoni e le corporazioni
avevano ottenuto una forza che veniva guardata con sospetto dai vari centri di potere fascista e industriale, Olivetti, Agnelli, Rocco. Per questo motivo l'ascesa ingombrante del leader sindacale, invisa da Mussolini che mal sopportava ombre attorno alla propria figura, fu bloccata al punto da annientarne il potere sindacale e politico. Il 27 novembre 1928 la Confederazione dei Sindacati Fascisti viene smantellata e divisa in più categorie autonome, privando il sindacato dei lavoratori del loro potere contrattuale. Rossoni non reagisce ed ha l'accortezza di defilarsi dalla vita politica, vedendo frantumarsi la sua idea sindacale corporativa. Il 6 ottobre del 1930 dichiara: «Non voglio ora nulla, non ho aspirazione alcuna, non chiedo seggi. Se il duce intenderà un giorno valersi della mia opera attiva, io sarò come sempre ai suoi ordini, altrimenti sarò ugualmente soddisfatto di quanto sino ad oggi ho fatto e nel riconoscimento avutone». Nel 1930 Mussolini nomina Rossoni membro del Gran Consiglio. Due anni dopo diviene sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri e nel 1935 ministro dell'Agricoltura e Foreste. Dopo 4 anni l'incarico gli viene revocato. Questo ruolo gli dà la possibilità di ideare, coordinare e supervisionare tutti i lavori per realizzare una nuova città corporativa, paradigma dei concetti chiave dell'urbanesimo del regime. Per fare ciò, si avvale di giovani artisti neolaureati chiamati a sperimentare, tra i primi in Italia, nuove tecniche e nuovi materiali e di due fidati amici d'infanzia. Livio Mariani, che di mestiere faceva il macellaio e con cui scambierà una fitta corrispondenza di lettere, nelle quali si impartivano gli ordini inerenti alla costruzione di Tresigallo, e il giovane Carlo Frighi, da lui sostenuto all'università a Roma fino al raggiungimento della laurea in ingegneria. Lettera di Rossoni del 22 febbraio 1935. Caro Mariani, bisogna sollecitare gli altri lavori del centro ed anche del ricovero, dell'asilo nido e della casa del ricamo. In attesa dell'albergo, questi ultimi edifici potrebbero servire provvisoriamente a chi viene di fuori per lavorare. Domani ti manderò il progetto dell'albergo. Ordina subito pietre e materiali. Demolite subito. Sto lottando per incominciare i due stabilimenti bietola e canapa. Credo che saremo pronti prestissimo, perciò bisogna sollecitare la costruzione dei due ponti sul canale. Devi star con manganello in mano dal mattino alla sera. Ho completato il piano regolatore secondo lo schizzo qui unito. Tenete pronti i proprietari per i contratti. Frighi deve marciare, e presto. Il 28 febbraio sarò a Tresigallo con molta gente per precisare le disposizioni. Dopo bisognerà lavorare alla massima velocità. Nella lettera del 2 novembre del 1936 scrive a Mariani: dirai a Frighi che bisogna colorare alcune case, per esempio l'albergo e la casa del ricamo, col rosa antico e travertino. Preparate i campioni per la mia prossima venuta. Cordialmente, tuo Rossoni. Il risultato sarà quello di ottenere una città unica nel suo genere, bella, funzionale e salubre, quale specchio di una società operosa, dinamica e moderna, volta ad un ideale al servizio di un'intera nazione. A differenza di altre città nuove del ventennio fascista, come quelle dell'Agro Pontino e della Sardegna, tanto per fare qualche esempio,
Tresigallo non è stata realizzata tramite concorso nazionale, ma scaturisce infatti dall'appassionata volontà di Edmondo Rossoni, che in quello sperduto borgo era nato. La pianta della città è trapezoidale, forma geometrica che, insieme a fronti di ispirazione cilindrica ripetuti molte volte nei fabbricati, ne delimita la planimetria ed è definita da strade tangenziali, dove sorge la vasta zona industriale autarchica che ricorda il vallo delle città murate, in particolare l'addizione Erculea di Ferrara, intersecata da assi rettilinei che la dividono in quattro parti, rimandandole a quartieri dell'urbanistica di Roma. Tutti i paesini i lavoravano bonifica, i lavoravano, perché chi non ha niente da fare, chi era proprio della miseria, chi era. Dopo un bel pochino di tempo, te che arriva a Rossoni, calgheva sua sorella, la staseva, chi proprio alla fine del Viale Roma, che è ancora la villa lì, è ancora. E quando arrivava lui, figurati, da Trasgallo, era come in festa, perché era una coa per tre, perché lui girava in tutti i bus a Trasgallo, ecco, per vedere come gli era amici, perché gli era proprio il suo paese, questo. Mio padre e Rossoni erano sì amici, ma non amici per la pelle, non c'era quella amicizia profonda. Più che amicizia profonda, direi che c'era un rapporto di amicizia nato per i continui e frequenti incontri in cui Rossoni si trovava con mio padre in occasione di inaugurazioni di fabbriche, mostre, fiere e che so io, incontri anche politici, eccetera. Perché mio padre non era soltanto podestà di Formignano, mio padre aveva anche altre cariche, era presidente dell'Unione dei Coltori, era presidente di una cooperativa, aveva dei rapporti con una banca non esistente che mi pare che si chiamasse Credito Agrario. Per cui questi incontri erano molto frequenti. La zona ovest industriale comprendeva una decina di stabilimenti. Tanto per ricordarne alcuni, il primo ad essere realizzato e ad entrare in produzione nel settembre del 1935, dopo solo 6 mesi di lavori, è la distilleria zuccherificio Sada, completo di fabbricato per la direzione, uno per la pesatura delle bietole, con una stazione di pompaggio con cabina di trasformazione. Il tutto dominato da una torre alta 30 metri. Un'altra industria è la Siari, che nel 1938 inizia la lavorazione del latte per produrre caseina e che la stampa dell'epoca definì uno degli impianti più potenti, razionali e moderni d'Italia, capace di lavorare 1500 kg di latte al giorno con il latte proveniente dai comuni limitrofi. Il burro, prodotto a Tresigallo, veniva venduto in tutta Italia e ritenuto tra le migliori produzioni nazionali. Il
l'attacca a mettere in movimento il paese, attacca a fare una qual fabbrichetta, la prima le sta il cafioc, che sono anche a me, sono da per 5 anni, che sono da lì a lavorare in tal cafioc. E poi dopo, attacca a fare al burificio, che portava il latte, che portava da via con i camion, e faceva il burro e il formaggio, faceva. Che mi poggia a due fratelli, che allora andavano a fare i mistrini da meccanico, e allora imparavano a fare quello. E si impegna subito, perché uno faceva al meccanico e l'altro lavorava in burrificio. Dopo allora cominciava con la distilleria, e a cominciare. Mio fratello più giovane andava in distilleria a lavorare, a fare il saldatore, a fare. Ricordo che in quel tempo si faceva un gran parlare di Trisigallo, ma soprattutto del suo sviluppo. Anzi, mi ricordo che alcune volte presi la mia biciclettina e mi recai proprio a Trisigallo per vedere come si svolgevano le cose, questo ampliamento. In effetti, Rossoni aveva trasformato questa piccola, modesta borgata agricola in un centro, in una cittadina con un grande sviluppo e strutturale ed anche economico. In quel tempo, infatti, era sorto uno zuccherificio, era sorta una fabbrica, non so bene se per la trasformazione in cellulosa di sostanze in cellulose, infatti la chiamavano la cellulosa. Era sorta una fabbrica per la lavorazione dei pomodori, la Saipo, era sorta una massocanapa, una fabbrica che produceva attrezzi agricoli, la Saim, un caseificio e tante altre importanti, piccole ma importanti strutture. E tu sti ragazzi, taxi, 9 anni, 20 anni, che era il lavoro per tutti, aghiera. Perché ha cominciato a Trasgal a fare del fabbric in fine a final drer. E questo grazie anche a una moderna strada, tuttora esistente, rettilineo, asfaltata e alberata, che congiungeva Trasgal con Ferrara, tuttora esistente, che ancora oggi viene chiamata Strada Rossonia. Ci troviamo in Piazzale dei Mille, un altro dei nodi fondamentali della struttura urbana di Trisigallo. Alle mie spalle c'è il consorzio agrario, che sostanzialmente era un magazzino, quanto poteva contenere più di 20.000 quintali di grano. Oggi come oggi è abbandonato, però conserva ancora in maniera quasi perfetta l'elegante struttura che ne dimostra la estrema cura della progettazione, pur essendo un volume tecnico, un volume di stoccaggio, cioè quindi senza grandi pretese estetiche in teoria. In questo caso viene risolto con grande attenzione sia per i volumi che per le finiture. Esso si trova come fondale prospettico, punto focale, di un viale che, provenendo da Final di Rero, diventa via Giordano Bruno, dove si insediano sostanzialmente le maggiori industrie del paese, alcune anche di rilevanza nazionale, e che caratterizzano questo asse da qui fino al Po di Volano come un asse dell'industria che sicuramente ha la possibilità di mantenere, diciamo, isolata quella che era la produzione da quelle che sono le abitazioni e tutti i servizi sociali.
La Saipo ha continuato, ha fatto lavorato per i tedeschi, l'ha fatta la Pomona, quella la Pomona la faceva lì. Questo zucco di mela, il Ferrero del Pomno e la Pomona, capito? Ecco tutte quelle cose lì. La vasta piazza centrale, delimitata da grandi caseggiati popolari con varie attività commerciali, si offre ancora oggi come fulcro di vita sociale e culturale dell'intero centro urbano. La forma a D richiama il possibile omaggio al Dux Mussoliniano, in realtà è stata costruita così perché è più funzionale all'acustica, in considerazione del fatto che Rossoni era un appassionato musicista che componeva e vendeva i propri spartiti. Proprio in questa piazza, così si racconta, durante un concerto, non contento di come veniva eseguita un'opera musicale, prese lui stesso il posto del direttore col plauso del pubblico e dei musicisti. Siamo nel piazzale Forlanini, che è uno dei maggiori centri di riferimento urbano ed è caratterizzato da alcuni edifici monumentali, tra i quali l'ospedale, la Domus Tua, la scuola elementare e l'arco di accesso al campo sportivo. Nella parte est della città troviamo il portale del campo sportivo come interpretazione moderna di un arco di trionfo dell'antica Roma. Esso si pone come punto focale dell'abitato e segna il culmine delle attività sociali e assistenziali con l'asilo parrocchiale, la scuola elementare, la sala da ballo Domus Tua, la casa del ricamo, l'albergo Italia. Ognuno di questi edifici è di grande interesse architettonico per lo stile inconfondibile che ne esalta e ne valorizza la funzione pubblica al servizio della collettività, in un crescendo di volumi e di invenzioni, fino ad arrivare all'ospedale. È il 1939 e la nuova città di Tresigallo, ormai compiuta, si arricchisce infatti di uno degli edifici più importanti realizzato in 4 anni. Nato come colonia post-sanatoriale, l'ospedale rappresenta l'ultimo degli edifici costruiti. In un certo senso, celebra l'apologia della salute in una terra malsana, ai margini di estese paludi infestate dalle zanzare portatrici della malaria, con una popolazione malnutrita e carente di vitamine, soggetta a malattie dell'apparato respiratorio e dal rachitismo. Circondato da un enorme parco alberato di 13 ettari che doveva espandere i propri effluvi benefici tonificando l'azione del sole e delle cure, oggi l'edificio è ancora racchiuso in una recinzione d'epoca. Il 30 ottobre del 1939, Mussolini revoca l'incarico di ministro dell'agricoltura e foreste a Rossoni per passarlo a Tassinari. Il sogno di Rossoni di rifondare Tresigallo si smorza e con l'entrata in guerra dell'Italia al fianco della Germania il 10 giugno del 1940, molte delle industrie da lui volute e realizzate saranno convertite ad uso bellico. Altre non entreranno neanche in produzione e solo poche resteranno attive dopo la fine del conflitto. Rossoni, lasciando l'incarico di ministro, perde l'ultima possibilità di realizzare le sue idee corporative radicalmente contrarie a quelle del regime legato ai grandi gruppi industriali ed agrari e non agli interessi dei lavoratori.
Ancora una volta, si ritira a vita privata, non partecipando alla guerra, per riapparire il 25 luglio del 1943 nella riunione del Gran Consiglio, dove, rimanendo in silenzio, vota l'ordine del giorno Grandi, contribuendo alla caduta di Mussolini e del fascismo. Il 10 gennaio del 1944 è condannato a morte in contumacia dal Tribunale Speciale Straordinario di Verona della Repubblica di Salò, e il 28 maggio 1945, a guerra finita, viene condannato a 30 anni di reclusione dall'Alta Corte di Giustizia. Si rifugia in Vaticano tra luglio e novembre dello stesso anno. Lo troviamo nel santuario di Montevergine, monastero, dove era custodita la Sacra Sindone a causa dei bombardamenti. Poi viene trasferito a Roma, nel monastero di Sant'Ambrogio. Indossando un abito talare alla maniera americana, lascia Roma in aereo da Ciampino, con passaporto rilasciato dal Vaticano per Dublino, e dopo pochi giorni riparte per il Canada, dove rimane per un anno. Rossoni rientra in Italia dopo la sentenza di amnistia numero 14 della Cassazione del 6 dicembre 1947, con la seguente motivazione. I capi di accusa individuati dall'Alta Corte riguardano il mantenimento del regime fascista, non già la sua creazione, e che non hanno avuto influenza di sorta sulle garanzie costituzionali e le libertà popolari. Si stabilisce a Roma senza più svolgere nessuna attività politica, dove muore l'8 giugno del 1965. Le sue spoglie riposano a Tresigallo. La città, a forma di trapezio, è intersecata perpendicolarmente a metà da un simbolico asse metafisico, forse studiato, da una strada che parte dal lavoro pulsante dello zuccherificio, attraversa la grande piazza con il suo teatro di vita, fino ad arrivare lungo un viale alberato di cipressi, che conduce al monumentale mausoleo di travertino con la tomba di Rossoni e della sua famiglia, in un trionfo di marmi pregiati dell'Ara e dei sarcofagi su cui veglia un grande angelo dalle ali spiegate.
l'abbraccio con dolcezza e con amore, fai tu per me. Oh, che la mia felicità vive solo di realtà vicino a te. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice tanto, creatamente. Voglio vivere e godere l'aria del monte, perché quest'incanto non costa niente. Ah, oggi amo ardentemente quel ruscello impertinente, menestrello dell'amore. Ah, la fiorita delle piante tiene in testa questo cuor, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, canto per me. Non mi inganni soledà, l'accarezzi dal calore, sei buono tu. Tu, che respiri il mio respiro, ogni quello che è lì. Parti!